qua. Si riparte col gambe e glutei. Si va un po' avanti rispetto alla volta scorsa. Si inizia a aumentare. Gli esercizi sono gli stessi, ma vedrete l'inserimento di più interno coscia e soprattutto un'intensità maggiore. Siamo pronti? Si marcia. Torni. Riscaldamento molto breve. 8, 7, 6. Protezione varie ginocchio. 4, 3, 2. Su ginocchio interno. Bene. 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Scaldamento delle armi. Ultimi 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, marcia, allarga, metti un pochino e anche così, inizia a scaldare bene, ultimi 8, 8, 7, 6, 5, piano chiudi e riparti con mia sul ginocchio, 16, così, 12, 8 ancora. Mi raccomando, cavigliere obbligatorio. 4, 3, 2, marcia, allarga. Così. Piega bene le ginocchia, passo per sedere. 8 gli ultimi. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ultimo giro, sulle ginocchia. Up, up, up. Più in alto, sì, alto, alto, alto. Ultime 8, 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, l'ultima marcia, allarghi. Bene così. Pronti a partire. 3 serie a partire dallo squat. Al centro, 4 lenti in doppio tempo, 8 veloci, 4 di recupero. Siamo pronti? 4, 3, 2, doppio tempo, scendi. Sali, ancora, scendi, sali, ancora due, tieni la schiena, le ginocchia in linea, ti carico sui talloni, 8 ritmo ora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, marcia. Ripetiamo, 4, 3, 2, doppio tempo, scendi, cerca di scendere sotto al parallelo, tieni bene la schiena, ancora, carica qui i talloni, stai dentro con le ginocchia, aiutati con le braccia, le scapole, 8 al ritmo, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, pausa, pronti a fare l'ultimo giro, 4, 3, 2, doppio, poi andiamo a terra sul tappetino per la prima volta, ancora, un'ultima, 8 ritmo, ora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, tappetino, supini, ginocchia unite, ok? Perfetto, ginocchia unite, mani lungo i fianchi, mantenete le ginocchia unite, doppio tempo a salire, sali, sali, arriva a sfiorare, così, ancora, ancora, tieni le ginocchia, 4, ancora 3, ancora 2, un'ultima, ritmo 16, 16, 15, 14, 13, di più, 12, strizza bene i glutei, ancora, 10 soli, ancora così,
ultimi 4 3 dovete tornare in doppio tempo ora, sali, non dimenticare che le ginocchia sono strette in modo da preattivare l'interno coscia e aumentare l'intensità sul gluteo, che in questo caso funge da leggero antagonista. 4, il glute vorrebbe aprire oltre che estendere l'arca. 2 ancora. Un'ultima. Per 16, ritmo. 16, 15, 14, 13, gli ultimi. 12, 11, 10, 9, gli ultimi 8. 8, 7, 6, 5, gli ultimi 4, 4, 3, 2, appoggia, solleva le gambe, flesse 90 gradi le anche, flesse 90 gradi, l'angolo popliteo e le caviglie sempre 90 gradi, apro e chiudo tenendo i piedi uniti, the butterfly, doppio tempo. Apri, chiudi. Se ricordi abbiamo fatto questo esercizio alla fine della scorsa puntata. Sì, così, quindi hai avuto tempo di provarlo. Ancora 4 volte. 4. 3 ancora. Tieni i piedi sempre alla stessa altezza, come se fossero appoggiati su uno sgabello. Per ritmo, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, gli ultimi 8, 8, 7, poi ci alziamo in piedi, 6, 5 con una certa celerità, 4, 3, 2, ci alziamo in piedi. Perfetto, spostiamo il tappetino, abbiamo spazio, ricomincia a marciare. Andiamo in posizione di wide squat. Attenzione che l'interno coscia è già stato preattivato, potrebbe dare qualche limite all'inizio. Piedi a 45 gradi, come abbiamo fatto negli squat prima. Scendi in doppio tempo per 4. Scendi, sali, fuori le ginocchia. Scendi, sali, fuori ancora 2 volte. Ancora una volta, a ritmo 8, 8, 7, spingi sui talloni per salire, ancora 4, 2 soli, prima pausa, abbiamo altre 2 serie, prendi e ripartire, ginocchia sempre in linea con la punta del piede, scapole dotte e scendi. Sali, scendi, sali, ancora 2, ancora 1, per 8, ora, così, ancora 4, 2 soli, pausa. Siamo all'ultimo giro. Pronti? 4, 3, 2, doppio tempo. Profondo. Schiaccia sull'esterno del piede. Ancora 2 volte. Ancora 1. Ritmo 8. 8. 7. 6. 5. Gli ultimi 4. 4, 3, 2, a terra. Andiamo a lavorare il quadrupedia. Esercizio visto la volta scorsa. Mani bene in appoggio, abduzione alternata. Doppio tempo. Pronti? Vai. Sali, sali. Cambia. Sali, sali. Ancora. Sali, tieni la schiena ben allineata, sali,
Ancora 4 volte. Sali. Ancora 3. Ancora 2. Ancora 1. 16 a ritmo. 16. 15. 14. 13 ancora. 12. 11 soli. 10. Spingi bene con le mani a terra. 8. 7. 6. 5 gli ultimi 4. 4. Pronti a ripartire con 8 lenti e 16 veloci, sempre alternati. Lenti. Sali. Scendi. Sali. Scendi. Sali. Scendi. Sali così. Ancora 4 volte. 4. Ancora 3. Ancora 2. Ancora 1. A ritmo 16. 16. 15, benissimo così. 14. 13 gli ultimi. 12. Ferma quella schiena, spingi con le mani a terra. Abduci il più possibile gli ultimi 8. Mantieni gli angoli di 90 gradi, così. Ultimi 4. 4. 3. 2. Supini. Si riparte con l'interno coscia. Come dicevi all'inizio, presentazione del corso, aumenta il carico sull'interno coscia. Partenza la stessa di prima, solo che i piedi allargano, non stanno più attaccati. Insieme in doppio tempo. Apri, chiudi, ancora, apri, chiudi, ancora, apri, chiudi, ancora. Le punte dei piedi vanno in rotazione esterna, in extra rotazione. Ancora 2 volte. Una ancora. Sei a ritmo 16. 16. 15, tieni l'addome. 14. 13, gli ultimi. 12. 11. 10. 9. 8. 7. 6. 5, gli ultimi 4. 4. 3. 2. In piedi. Rispostiamo il tappetino e andiamo a lavorare sulla parte più complessa. Ti affondi. Piede, in questo caso il mio destro, in avanti. Ricordate, ricordate che è sempre la stessa gamba a lavorare. L'altra gamba andrà in affondo posteriore per poi salire su. In skip, ok? Doppio tempo. Ricorda, come le altre volte, quando al retro non c'è peso sul piede posteriore, ma un appoggio morbido, ok? Tutto il peso sulla gamba anteriore. 4, 3, 2, doppio tempo. Dietro, dietro, skip, skip. Dietro, dietro, skip, skip. Dietro, dietro, skip, skip. Dietro, dietro. Ritmo, ora. 8, 7, fuori l'aria. 6, così. 5, profondo. 4, carica col tallone. Ultime 2. Pausa. Stessa gamba, stessi numeri. 4, 3, doppio, vai. Arretra, sali. Arretra, sali. Arretra, stabilizza con l'addome. Arretra, 8 ritmo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, pausa. Ultima serie, poi a terra. 4, 3,
3, 2, vai! Dietro, sali, dietro, sali, dietro, sali, dietro, ultime 8, 8, 7, 6, carico del piede anteriore, 4, 3, 2, pronti a andare a terra, a terra. Attenzione, verso l'alto del gomito laterale voglio la gamba destra mia, quella che ha appena finito di lavorare, quella che era ferma in avanti, ok? Posizione 90 gradi, 90 gradi, doppio tempo a salire, stabilizza il bacino, vai ancora, perfetto così, ancora, fermi qua. Ne hai ancora 4 lenti. 3 ancora. Dai che il glute è un bel muscolo resistente. Ne hai 16 a ritmo. 16. Al termine dei quali si riparte con gli 8 lenti senza pausa. 12. 11. 10. 9, stressa bene quel gluteo, 7, 6, 5, 4, 3, 2, doppio tempo, se senti che non ce la fai più puoi cambiare un pochino l'angolo dell'anca, sì, purché rimanga costante, anche se non sempre è un vantaggio, ok? Ancora 4 volte, ancora 3, ancora 2, una sola, 6 a ritmo per 16, fermo quel bacino, ricorda che il gluteo muove il femore sul bacino, non il bacino sulla schiena. Ultimi 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, pausa, decumito al supino, se non hai buona mobilità per tenere le gambe tese puoi tenere le mani sotto il sedere, apri e chiudi in doppio tempo, apri, apri, sali, nota la simmetria, così, ancora, ancora, ultime 4 volte, 4, ancora 3, ancora 2, un'ultima, a ritmo ora, 16, 15, 14, ancora 12, così, 10, 9, 8, 7, 6 soli, 5 ancora, 4, 3, 2 ancora, torniamo in piedi, andiamo a concludere. Chi lavora adesso è sulla gamba sinistra. Se prima era tutta a destra, ora è tutta a sinistra. Gamba sinistra, avanti. Sì, quella di là. Arretro in doppio tempo e poi vado. Dietro, dietro, skip, skip. Dietro, dietro, skip, skip. Dietro, dietro, skip, leggeri. Ritmo 8, 8, 7, 6, sfiora terra, 5, 4, 3, 2, pausa, prima andata, ecco le tre serie così,
4, 3, 2, vai! Doppia, sali, doppia, sali, doppia, sali, così, per 8, ora, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, pausa, ultima in arrivo, si può fare, 4, 3, 2, resisti, allunga, sali, allunga, sali, allunga, sali, allunga, ritmo, 6, 7 così, 6 così, 5 così, 4 così, 6 così, gli ultimi due, a terra, decubito laterale, abbi cura di avere verso la parte alta, la gamba sinistra o comunque quella che ha appena finito di lavorare stando ferma. Decubito laterale, 90 gradi, 8 lenti, 16 veloce per 2, vai, così, come se nulla fosse, perfetti, ancora. Ancora 4 volte. Ancora 3. Ancora 2. Ancora 1. Ritmo ora. 16. Così. Perfetto. 12. Extra ruota al piede. Siamo agli ultimi 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, pronti a farlo lento, 2, lento, sali, scendi, sali, scendi ancora, sali. Ultime 4, 4, tieni quegli angoli, 3, stabilizza il bacino, ultimi 2, ancora 1, 6, 16 al ritmo, 16, 15, 14 soli, 13 ancora, 12, 11, 10 ancora. Ultimi 8, 8, 7, 6 ancora, hai solo l'interno coscia che manca, 4, 3, 2, stop, decubito spino, come abbiamo fatto prima, mani sotto il sedere se non hai buona mobilità, gambe stese, punte tese, non questo, non questo. Ma questo, 4, 3, doppio piede in apertura, apri, apri, se hai buona mobilità puoi togliere le mani, purché venga preservata la perpendicolare delle gambe a terra, ancora 4, ancora 3, ancora 2, ancora 1, sono 16 a ritmo, 16, 15, 14, 13, 12 soli, 11 ancora, 10, 9, 8, 7, 6 ancora, 5 gli ultimi, 4, 3, 2, stop, prendi le ginocchia, tira il petto, arrotola.
tonda bene la schiena. Bene così. Porta al cielo, spingi i talloni verso l'alto, il sedere più in basso possibile, il collo lungo, le spalle basse. Gli ultimi 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, richiama le ginocchia al petto, arrotonda la schiena, larghi i gomiti. 3, 4, e da qua ti fai accompagnare su dalle gambe, allunghi bene il piede a mantello. Oh. Sali piano ed eccoci qua, anche questa puntata è andata, la prossima sarà ancora un po' più intensa, cercheremo di aumentare ulteriormente i carichi partendo comunque dallo sviluppo di questa lezione che a sua volta è lo sviluppo della lezione precedente. Mi raccomando, fate i bravi, a presto.